sale gioco Jackpot Las Vegas. Scommettiamo che ti diverti. La carta di Parma. Non pensare di essere il più veloce. Vieni a dimostrarlo. A Parma, in via Mantova 86A. Banca Monte Parma. Buonasera telespettatori di Teleducato. Benvenuti in diretta con la terza puntata di Calcio e Calcio. Abbiamo detto buonasera, in realtà di buono in questa sera c'è poco, perché il Parma sta giocando al Tardini contro la Roma, il posticipo di lusso di questa terza giornata di campionato, crociati sotto per 3-1 dopo che addirittura erano andati in vantaggio con un gol bellissimo di Jonathan Biabiani. Mancano 3 minuti alla fine della partita, li seguiremo, c'è ancora il recupero, Roma che vince lo ricordiamo per 3-1, Totti ha segnato il gol del 2-1 dopo che Florenzi a inizio ripresa aveva siglato l'1-1, il 3-1 firmato da Strootman su rigore. Purtroppo un risultato davvero molto negativo per il Parma, si pensava ad un altro tipo di andamento della gara dopo che nel primo tempo il Parma sembrava avere imbrigliato una Roma senz'altro ricca di talento ma forse poco pungente in fase offensiva. A questo punto occorre veramente fare delle riflessioni anche, lo diciamo subito, sulle scelte di Roberto Donadoni. Tra pochissimo andremo in pubblicità, ci prendiamo una pausa, attenderemo per così dire che la partita sia finita, poi partiremo con i commenti, apriremo i telefoni, ma già sono aperti i social network. Buonasera Lorenzo Fava. Buonasera Michele. Ciao Lorenzo. Allora, questa sera tu avrai il compito di monitorare la sala stampa del Tardini con tutte le dichiarazioni che verranno battute dalle varie agenzie, dai vari siti internet di informazione sportiva, e poi come sempre avrai il compito, cosa che sei molto bravo a fare, naturalmente nel rilanciare i commenti che arrivano da casa e nel sottoporre a noi in studio le analisi e anche gli interrogativi più interessanti che arrivano dai telespettatori a casa, crediamo telespettatori piuttosto preoccupati e anche per certi versi arrabbiati, perché la partita è stata forse un pochino buttata via. Forse un po' delusi perché la Roma stasera non è sembrata trascendentale, quindi noi diamo spazio ai tifosi, il numero è in sovraimpressione, quindi iscriveteci e poi sono aperti i social network. Una Roma che mi è sembrata per larga parte dell'incontro quella in versione Luis Enrique. Allora, io vado subito a presentare il nostro studio, siamo ancora in attesa di un componente, lui ha preferito vedere gran parte della partita allo stadio Tardini, è in arrivo, è uno dei nostri opinionisti fissi, Gabriele Mai, lo saluteremo tra qualche istante, però vado a salutare con piacere un gradito ritorno negli studi di Calcio e Calcio, lui è una firma storica del giornalismo sportivo dell'Emilia Romagna. Buonasera, ben ritornato negli studi di Teleducato a Tullo Baroni. Buonasera. Diciamo che Tullo Baroni, mi consenti la battuta, insomma, è rimasto qualche anno così un po' in disparte per aggiornarsi sul calcio, sì, ha bisogno di aggiornarsi un po', sì, sugli schemi, sulla, certo, tattica, certo. Si è aggiornato e adesso è tornato, certo, più pronto che mai, sto, certo, scherzando naturalmente. No, ma scherzo, anch'io. Buonasera anche ad un altro componente della squadra di Calcio e Calcio e di Teleducato, Fabrizio Pallini, presidente dell'associazione I Nostri Borghi, grande cultore delle tradizioni crociate, abbiamo visto la partita qua insieme, Pallini penso che ne avrà da dire molte questa sera. Buonasera Fabrizio. Buonasera, un po' vilipeso la nostra maglia questa sera. Buonasera, a proposito di maglie, con una maglia di qualche anno fa, ma insomma sempre del Parma naturalmente, Enrico Boni. Sì, l'avevo piuttosto infastidito dalla prova del Parma e forse da alcune scelte del tecnico, ma che ormai tu hai messo nel mirino quest'anno, Enrico. Sì, è stata una partita strana, adesso avremo modo di analizzarla, molto negativa. Partita che lo ricordiamo è ancora in corso, siamo nei minuti molto di negativa. Recupero. Mi compiaccio, però, insomma, piuttosto, vediamo il bicchiere mezzo pieno, mi compiaccio della presenza di Tullo Baroni, perché dopo carne fresca che ho assaggiato in questi anni, in queste settimane, in questi mesi, finalmente un po' di carne stagionata. Quindi. Allora, io metto lì Tullo, poi dopo ti do la risposta, metto lì 3 interrogativi. Il primo, e poi andremo veramente ad analizzarli e a sviscerarli dopo nel corso della diretta. Primo interrogativo, perché
Gargano e non Valdés, nel senso che Gargano è arrivato solamente giovedì. Donadoni, da tutte le sue dichiarazioni, aveva detto: attenzione, Gargano non è in alternativa a Valdés, in contrapposizione a Valdés, credo molto in Valdés. Alla fine però Valdés in panchina, Gargano in campo. Valdés è stato molto molto contestato dalle piazza dopo le prime due uscite, però sembrava che Donadoni fosse particolarmente convinto del cileno. Secondo interrogativo: ma Nicola Sansone ha fatto qualcosa di male? No, ditecelo, lo chiediamo. Terzo interrogativo: la sostituzione di Amauri con Okaka. Tanto salutiamo Gabriele Maio, lo avevamo detto, ci stava raggiungendo dal Tardini, complimenti per la velocità. Grazie mille. Ecco, il terzo interrogativo: perché la sostituzione, tra l'altro, da quello che abbiamo potuto apprendere attraverso la cronaca televisiva di Sky qua in redazione, Amauri non l'ha presa benissimo. Allora, questi sono i temi, gli interrogativi principali, ma ce ne saranno tanti altri. Andiamo in pubblicità, aspettiamo che la partita finisca e poi via con il dibattito. Avremo un'ora piena di dibattito. A tra pochissimo. Da Arip Gomme c'è il fuori tutto. Strepitosa offerta, valida fino ad esaurimento scorte su alcune delle misure più importanti Michelin. Ad esempio, 4 gomme 225 45 17 PS3 o Primacy 3 a 550 euro tutto compreso. Solo da Arip Gomme. Divertimento si fa vincente. Jackpot Las Vegas. Nuove sale slot e videolottery. A Ponte Taro di Parma e a Parma in via Emilio Lepido. Scommettiamo che ti diverti? Gioca senza esagerare, il gioco può creare dipendenza. Dal 1960 Giancarlo Ferrari propone i migliori arredamenti per il bagno e la cucina, esclusivista dei marchi Alno e dei camini Focus e Rueg. Lo staff della ditta garantisce un servizio di qualità sia nell'ideazione che nella fase realizzativa di ogni progetto ed effettua ristrutturazioni complete con servizi di idraulica e murature propri per fornire il migliore allestimento coordinato. La ditta Giancarlo Ferrari vi aspetta a Corcagnano, via Langhirano 349A, nei suoi nuovi spazi espositivi per aiutarvi nella scelta del vostro arredamento. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, risarcimenti assicurativi. Da Parma Risarcimenti avrai la risposta più professionale ed adeguata. Una pratica ben impostata ti garantisce il giusto risarcimento. Assistito, veloce, corretto. In caso di bisogno, vieni subito da noi. Parma Risarcimenti è il tuo ufficio di risarcimento senza anticipo di costi. Noi, presto e bene, li mettiamo insieme. Parma Risarcimenti, Viale Piacenza 1/D, telefono 0521 27 22 35. Info @parmarisarcimenti.it. Pronti? Partenza? Palacart! A Parma, in via Mantova, c'è Palacart, pista go-kart elettrici veloci e sicuri. Sulla pista del Palacart di Parma puoi vivere le emozioni che solo il mondo dei motori può regalarti. Curve spettacolari, staccate al limite e grandi accelerazioni. Adrenalina e divertimento per tutti, adulti e ragazzi. Aperto tutti i giorni, il venerdì e sabato fino alle 2 di notte. Se vuoi sfidare i tuoi amici in una corsa elettrizzante all'ultimo respiro, vieni a trovarci o prenota la pista allo 0521 27 20 68. Eccoci qua, di nuovo in diretta, Calcio e Calcio, puntata 3, eccezionalmente in seconda serata proprio per i commenti del dopo Parma-Roma che è finita da pochi secondi al Tardini. Purtroppo il Parma è stato sconfitto per 3-1, Crociati che erano andati in vantaggio, lo ribadiamo, nel primo tempo con un grandissimo gol in acrobazia di testa con Jonathan Biabiani, poi inizio ripresa la Roma pareggia con Florenzi, il 2-1 di Totti, il 3-1 su rigore di Strootman. A questo punto Parma che rimane ad un punto solo in classifica in tre partite, non è il caso di drammatizzare, sono appena tre partite, però ci sono tanti elementi di preoccupazione, ad incominciare anche dai sei gol subiti. Lorenzo Fava, allora intanto ti
rinnovo la richiesta di monitorare le agenzie per quanto riguarda le dichiarazioni della sala stampa. Per quanto riguarda invece i nostri tifosi, si stanno già esprimendo. Un commento velocissimo lo scrive Luigi e dice: Donadoni deve andare a casa. Di già. Ma insomma, è chiaro che noi ne parleremo, perché credo che su Donadoni, al di là ovviamente degli sfoghi a caldo post partita, diversi interrogativi debbano essere sollevati. Gabriele Maio, come l'hai vista? Due secondi su Donadoni, cioè che Luigi dica che Donadoni deve andare a casa, significa che i tifosi cominciano a rendersi conto che veramente Donadoni deve andare a casa. Perché secondo me, Angela, tu che sei più conservatore della Thatcher, sì, dal povera Thatcher, sei più conservatore tu. Io non ero allo stadio, ma sul mega schermo di Teleducato è come se fossi stato al Tardini. E quindi, cioè, Donadoni questa sera ha toccato veramente il fondo. Poi, scusa l'interruzione su Maio, avremo modo e tempo di discutere. Io ho già lanciato diversi interrogativi. Gabriele, diversi campanelli d'allarme, oppure insomma abbiamo giocato contro la Roma, squadra che punta in alto, non è il caso di drammatizzare, anche il Catania addirittura a 0 punti e l'anno scorso aveva fatto molto bene. Avversario, no? Sì, avversario appunto di domenica prossima. Quindi c'è un match, diciamo, top match, no, della prossima giornata. No, il problema è abbastanza semplice. Allora, il Parma nel corso del primo tempo non ha fatto male, ma perché aveva fatto, a mio modo di vedere, abbastanza male la Roma. O perlomeno forse sarà stata sorniona, non so che. Sembrava giocasse solo in orizzontale. Non c'erano penetrazioni. Cioè, non era una partita entusiasmante, diciamo la verità. Era una partita, insomma, abbastanza da camomilla. Il Parma non aveva alzato i ritmi, così come aveva chiesto alla vigilia Donadoni, eppure aveva saputo costruire, nel corso della prima frazione, le azioni principali, con lo stesso Biabiani, che se ne era mangiate un paio, al di là di quella che aveva saputo realizzare, forse rispondendo anche alle varie critiche che lo vogliono non segnare mai. Poi è cambiato il canovaccio nel corso della ripresa. Probabilmente il fatto di avere subito una rete subito all'inizio ha forse un po' penalizzato il resto del tempo. Gabriele, però non è una giustificazione subito al primo minuto. Infatti, devi entrare in campo col massimo della concentrazione. Non è una giustificazione, ma una constatazione. Nel senso, anche perché al momento non faccio parte della società e quindi non devo giustificare un bel niente. Però è una constatazione. Cioè, insomma, secondo me sono parecchi quelli che sono lì pronti a giustificare durante la settimana. Ah, beh, certo. Ci illuminano con i riflettori, diciamo così, ci danno la luce, no? Vabbè, probabilmente è stato penalizzato da questa circostanza. Indubbiamente prendere un gol all'inizio, insomma, ti va un po' a tagliare le gambe. Però hai ragione, non deve essere una giustificazione, anche perché abbiamo sempre detto che in questo inizio di stagione il Parma ricorda terribilmente quello del finale dell'anno passato, no? Sì. Non inquadratemi. Messaggio alla regia, perché devo fare un piccolo scongiuro, quindi non inquadratemi. Sì. E, dicevo, assomiglia terribilmente a quello dell'anno passato. Il fatto che assomiglia a quello dell'anno passato gli assomiglia anche in questa proprio caratteristica, in questa circostanza. Cioè, anche quante volte l'abbiamo detto l'anno scorso? Abbiamo preso un gol all'inizio, ci ha tagliato le gambe. Hai preso un gol all'inizio della ripresa, ti deve dare lo sprone per andare più in là. Devo anche aggiungere una cosa: appena prima di subire il gol di definitivo, il Parma stava per raggiungere il pareggio, ed in effetti ha preso il terzo gol sulla ripartenza. Sì, però probabilmente... Gabriele, scusa un attimo, il presidente aveva fatto un paio di battute, tra l'altro al sottoscritto, a proposito di fortuna o sfortuna in sala stampa una decina di giorni fa. Non tiriamo però fuori fortuna e sfortuna, insomma. Cioè, Mario ha detto, perché forse con le orecchie, che sul 2-1 il Parma stava per raggiungere il pareggio. Sì, ci sono state un paio di occasioni. Secondo me tu eri già in bicicletta che pedalavi lungo via Duca Alessandro. Sì, ma tu eri già in bicicletta. Io sono peggio di Zagnoli. Tu eri già in bicicletta. Io ho il monitor, la cuffia. Non so cosa hai visto. Aveva avuto l'occasione comunque di pareggiare, non impedisce, ma comunque ci aveva avuto una possibilità. Dopodiché è arrivato proprio sugli sviluppi di questa ripartenza
il gol del 3-1. Cioè, adesso non voglio dire ci fosse stato chissà quale divario, però Gabriele ti ricorda che il gol, se la Roma avesse giocato tutta la partita come ha giocato nel secondo tempo, io non so se il risultato ti ricordo che il gol del 2-1 allora, è avvenuto sì e no 60 secondi dopo la sostituzione. Fermo di lì Enrico, fermo lì, parola anche ai tifosi, perché è molto, molto importante sentire l'umore dei tifosi. Due pareri contrastanti, scrive Davide Adigeri sulla pagina di Facebook. Partita rubata, lupi, no ladri, il Parma meritava di più, buonanotte. Beh, e poi un altro messaggio velocissimo di un tifoso che non si firma, ci manda un sms, niente di nuovo all'orizzonte, sarà dura salvarsi come sempre. Mauro e Cassano sono bolliti, centrocampo nullo, non abbiamo un giocatore capace di dare ritmo. Allora, piccolo consiglio, mi permetto di darlo, non evitiamo di iniziare a dare le patenti di bolliti ai vari giocatori in campo. Però attenzione, evitiamo anche di dire è colpa della sfortuna, dell'arbitro, partita rubata, perché con questo modo di pensare non si va da nessuna parte. Tu lo Baroni, che Parma hai visto? No, io ho visto un Parma com'è di solito il Parma, perché ragazzi noi dobbiamo avere presente una cosa, secondo me, che il Parma deve salvarsi. Tullo, deve salvarsi, mai visto la Roma, ti è sembrata una squadra da lottare Tullo, per l'Europa? Tullo, tu sei un maestro delle provocazioni, però quando tu prendi Cassano, Gargano, trattieni Paletta che stasera peraltro non c'era, Biabianini, tutti i big, non puoi dire ci vogliamo salvare, non lo puoi dire. Si deve salvare, ragazzi, se volete ve lo sottoscrivo. Se continuiamo con questo allenatore, stai sicuro che ci azzecca. Allora, anche per l'allenatore, io ti volevo chiedere una cosa, ma se l'anno scorso, perché stando a quello che io vedevo e sentivo, lo portavi in palma di mano, come mai quest'anno? Ma la risposta è troppo semplice. Quale? Ma la risposta è troppo semplice, le cose si evolvono. Solo i poveri di spirito mantengono sempre le stesse allora, idee. Donadoni non è più sereno. Allora, dentro di lui si è scatenata una tempesta ormonale. Allora, si è scatenata una tempesta ormonale, perché te lo devo dire, visto che mi hai provocato. Donadoni psicologicamente, che ne possano dire Maio e altre persone, era già al Milan. Il mancato trasferimento, in modo se vuoi inconscio, lui non se ne rende ancora conto probabilmente. Sta scatenando Enrico, una reazione che può produrre danni. Enrico, ascolta, Enrico, scusate un attimo, tu lo a completare perché poi abbiamo un telespettatore al telefono. Vai. No, dicevo Enrico, guarda, questo ragionamento vale fino a un certo punto. Primo, perché un bravo allenatore lo è prima, dopo e poi. Ok? Primo. Secondo. Se un allenatore, come dici tu, doveva andare al Milan, che non è assolutamente vero, No, te lo dico io perché lo sappiamo queste cose, come Prandelli alcuni anni fa doveva andare, lì sì che doveva andare veramente la Juve, però il Prandelli, guarda caso, ha portato, alla Juve doveva andare Prandelli, Prandelli ha portato in porto la sua azione e l'ha portata anche bene. Ora, se Donadoni era bravo l'anno scorso, lo è bravo anche quest'anno. Io, sinceramente, ti devo dire la verità, avevo qualche dubbio l'anno scorso e ce li ho anche quest'anno, però ce li avevo anche l'anno scorso su Donadoni e ce l'ho anche adesso. Chiarissimo, questo. Tullo Baroni, io tra l'altro sono uno di quelli, l'ho detto anche in tempi non sospetti, che insomma ho sempre avuto delle perplessità sul grandissimo credito che Donadoni ha sempre goduto in questa piazza, ma è una mia personalissima opinione. Sentiamo però al telefono chi c'è in linea, un telespettatore, pronto, buonasera. Buonasera, sono Claudio. Claudio, benvenuto, prego. Io vi ringrazio per ospitarmi nella trasmissione. È un piacere. Io volevo dire solo questo, stasera non possiamo paragonarci Parma Roma. Parma mette Okaka di ricambio ad Amauri, loro mettono Borriello, il loro allenatore fa tre cambi, il nostro guarda la partita e tutto sommato il primo tempo non c'è male, il secondo tempo vabbè, lasciamo perdere. Io do ragione al signor Baroni, noi la partita che dovremmo guardare probabilmente è da Catania in poi, perché noi siamo una squadra ad oggi che dobbiamo confrontarci con queste compagini, cioè non possiamo pensare di fare il quinto o il sesto posto. Oggi abbiamo avuto, devo dire veramente,
tolto Valdés, tutto sommato Gargano che è appena entrato, abbiamo velocizzato il gioco, tutto il resto, ma abbiamo giocato contro la Roma. Signor Claudio, signor Claudio, le faccio questa domanda. Lei mi dice non dobbiamo pensare all'alta classifica, ma allora scusi, è una provocazione, ma Cassano per quale motivo l'ha preso il Parma? Gargano perché l'ha preso? Perché ha trattenuto tutti i big? Lei ha ragione, però non so se avete visto stasera, Totti quando gioca, e Totti è Totti, quando gioca ha delle persone di fianco che sono leggermente diverse dai giocatori del Parma, e quando passa la palla, cioè c'è Florenzi, c'è l'altro, cioè, voglio dire, noi giochiamo con della gente che abbiamo Gobbi sulla sinistra, cioè accontentiamoci di quello che abbiamo, siamo in Serie A, cerchiamo di fare il nostro campionato onorevole, secondo me non possiamo confrontarci con la Roma, confrontiamoci con il Catania. Abbiamo perso due partite in realtà, che sono quelle con l'Udinese, che vista ieri sera con il Bologna non ha nulla da dire di niente, e con il Chievo, ma non possiamo lamentarci per questa sera, secondo me. Signor Claudio, resti in linea che le faccio parlare con Enrico Boni. Claudio, lei la partita l'ha vista allo stadio o presumo in televisione, visto che ha telefonato subito? In televisione. L'ha vista in televisione. Ma lei ha avuto l'impressione che nel primo tempo la Roma sia stata superiore al Parma? Assolutamente no, ma la partita è fatta in 90 minuti, La ringrazio. 90 minuti, Claudio, la ringraziamo comunque per il suo intervento, ci ha fatto piacere. Fabrizio, non ho ancora sentito un tuo commento, poi andiamo ancora dai tifosi, vero Lorenzo Fava? Ci sono tanti commenti, quindi iniziamo a leggerli. Hai sentito però l'opinione di Claudio? La forza che ha Enrico per commentare questa sera l'incontro è veramente ammirevole, perché io sono in una fase depressiva, se mi è concesso il termine, perché veramente... un incontro che non mi aspettavo. Primo tempo, onestamente, dirò addirittura del 6 al 7. Il secondo tempo dal 3 al 4. Io contesto il telespettatore quando dice ma ci dobbiamo accontentare di fare la Serie A. Se mi devo accontentare di fare la Serie A, se dobbiamo dire la verità, voglio dire, non faccio un mercato di questo tipo. No, esatto. Se dobbiamo dire la verità, c'erano secondo me altre ambizioni e un'altra partenza. Sicuramente, io se fossi il presidente questa sera sarei più che depresso, ma nella fase opposta, non si può usare il termine, comunque abbastanza sull'arrabbiato spinto. Lo stesso Leonardi questa sera non penso che possa tirare fuori cose particolari, perché anche lui dovrà ammettere che il secondo tempo è stato disastroso. Ma al di là di quello, Donadoni mi pare che sia l'imputato principe questa sera. Cambiare Okaka e mettere al posto di non so come sia possibile, a Mauri, che tra l'altro, per carità, niente di eccezionale, ma si impegna, combatte, crediamo, ed era l'unico che potesse secondo che me non ci fossero, non so, chiedo anche a Gabriele Maio, problemi di natura fisica. No, perché è uscito abbastanza, non ha neanche salutato, è uscito, quindi mi rendo conto che che magari si può equivocare, perché per esempio qualche tempo fa durante un'amichevole pensavamo che Sansone ce l'avesse con la panchina per un cambio, invece era incavolato perché si era fatto Cioè se però, è avuto un problema per carità, allora, però non è la sensazione, il fatto che entri Okaka secondo me non dà soverchi possibilità di rimonta. Ma poi mi pongo la domanda che tutti si pongono con 5 punti interrogativi: ma Sansone, cioè, mi ricordo, ha fatto qualcosa di male Sansone? No, io ma Sansone lo si può mettere tutte adesso, volte adesso andiamo subito su Sansone. 13 minuti dalla fine della partita. Due commenti e poi vengo da te, Gabriele. A questo proposito, il discorso Sansone Okaka, scrive Marco Asti, Sansone non poteva entrare per Amauri, giusto l'ingresso di Okaka. Stasera hanno deciso gli episodi e l'assenza di Paletta. E poi Luca scrive: questa squadra sta fuori due mesi con Fema. Questa squadra è una squadra da salvezza, niente di più. Chi parla di Europa è prosciutto negli occhi, Luca. Certo. Vabbè, secondo me non è esattamente così. In questo momento chi parla di Europa ha il prosciutto sugli occhi per evidenti motivi, per il risultato. Non più tardi di sabato è stato presentato il signor Gargano, nazionale uruguaiano, con trascorsi nel Napoli, nell'Inter. Allora, voglio dire, si è preso Gargano per mandare Cipsa a Sassuolo. È stata fatta questa scelta, credo che sia una scelta assolutamente emblematica del tipo di prospettive che la società ha da questa stagione. No, infatti, non dobbiamo nasconderci dietro l'alibi di dire dobbiamo pensare alla salvezza, perché non è vero, anche se in questo momento bisogna iniziare a farlo proprio per la ragione di Stato, vista la classifica, visto che in questo momento siamo in zona retrocessione pura.
Però la squadra non è certo partita con queste ambizioni, non è certo stata costruita con queste ambizioni. Al di là delle dichiarazioni, cioè sono le opere, no, quelle che contano. Cioè se tu vai a prendere giocatori di un certo peso, è evidente quello che è il messaggio che vuoi dare alla piazza in un'annata particolare come quella del centenario. Però proprio per questo motivo, se fai l'annata speciale, se vai a dare all'allenatore dei giocatori teoricamente di taglia superiore rispetto a quella che è il Parma di oggi, che non è il Parma di 10, 15 o 20 anni fa, se vai a prendere questi giocatori, tu allenatore hai il dovere di farli giocare tutti. Cioè, per quanto mi concerne, basta con l'ostracismo, tra virgolette, a Sansone, ma non è per fare il populista, cioè non è che si può pensare... Trattenuto a furor di popolo. Esatto, non si può pensare alla vigilia di questa partita, c'è un ballottaggio, magari sta fuori Biabiani, che comunque ha segnato, e tengo fuori Sansone. Devono giocare tutti, Biabiani, Sansone, Cassano e Amauri. Questo è deve essere il Parma. E dietro due centrocampisti che proteggano. Stasera non c'era Valdés, no? Tolto anche lui a furor di popolo, diciamo così. Però al suo posto c'era Marchionne. Io adesso non voglio buttare la croce addosso a Marchino, poveretto, però il problema non è Valdés o Marchionne, il problema è il regista. In un Parma che ha Cassano e che può vantare di avere Biabiani da una parte e Sansone dall'altra, il regista non ci deve stare. Su questo posso essere d'accordo. Enrico, tu hai detto Donadoni un po' in confusione, allora mi collego anche alla sollecitazione di adesso di Gabriele Maio e ti chiedo: ma non è che una rosa di 30 giocatori con tanta qualità, con insomma giocatori che possono giocare in diversi ruoli, può creare qualche problema, no, effettivamente, di orientamento a Donadoni? Sta lì il problema, no, o no? I giocatori di tanta qualità tutti gli allenatori vorrebbero averli, perché tutti gli allenatori così possono cambiare gli uomini e i moduli. Il problema del vostro Sansone, dico vostro perché sai come il prezzemolo salta fuori in tutte le puntate, per l'amor di Dio, io ho il massimo rispetto di Sansone, ma o Donadoni cambia il modulo o Sansone non giocherà mai. Il vero problema, Gabriele Maio, tu sei stato, ti do atto, uno dei primi a sollevarlo, anch'io, è il modulo. Non si può giocare con questo modulo. Non si può giocare con questo modulo. Perché i tre quarti dei giocatori sono penalizzati. Poi, se vuoi, e ne parliamo dopo, perché non voglio anticipare il tema della discussione, io ho visto un Parma nel secondo tempo sulle ginocchia. Dopo ci arriviamo. Enrico, dopo ci arriviamo. Tullo Baroni, è una questione di modulo? Può essere, per carità, non dico di no. Però c'è da stare attento, bisogna avere anche un certo equilibrio. Ci sono delle partite che puoi giocare col 4. Ci sono delle partite che puoi giocare col 3, a secondo le partite. Ecco, qui faccio un appunto, diciamo così, tra virgolette, se lo posso fare, all'allenatore. Perché domenica scorsa con l'Udinese ti ha fatto vedere Pioli come, del Bologna, come ieri. Fare ieri, come fare per imbrigliare l'Udinese. Noi invece no, siamo andati là, secondo me, non vedendo bene o non capendo bene che il gioco dell'Udinese. La stessa cosa è successo questa sera, che il Parma ha tenuto per un tempo, perché per un tempo l'ha tenuta, ha tenuto la Roma, anzi addirittura a volte giocava anche meglio della Roma. Però giustamente, come diceva anche Maio o Pallini, le partite finiscono al 90esimo, più recupero, quindi c'è il secondo tempo, e nel secondo tempo noi lì siamo caduti nei grossolani errori, perché insomma onestamente i primi due gol, sinceramente io neanche in Lega Giovanile molto probabilmente, sì, soprattutto il secondo gol. Pallini, un attimo solo ti leggo un paio di messaggi che arrivano da casa. Ci sono, sì, poi dichiarazioni di mi interessano Donadoni, ha parlato dichiarazioni Leonardo. Non ancora, sono tutti chiusi negli spogliatoi, però leggiamo un paio di contributi che arrivano da, sì, casa. Scrive Luca, Cassano è stata la sola data dall'Inter, fino ad ora non ha fatto la differenza come doveva, Totti rispetto a lui è suo padre. E Luca da Sorbolo invece scrive: Donadoni deve andarsene, se continua così ci manda in Serie B.
Un altro messaggio, un altro Luca, tantissimi. Mettere Okaka al posto di Amauri vuol dire non capire nulla di calcio. Sansone era da mettere su dall'inizio del secondo tempo. Su Okaka, io la scorsa settimana qua di fronte all'amministratore delegato avevo sollevato qualche perplessità, ho detto ma non ha mai sfondato da nessuna parte. Leonardi ha risposto: noi abbiamo una grande fiducia in Okaka, l'importante è che questa fiducia ce l'abbiamo noi a Parma. Poi se ha fatto male dalle altre parti... Cerchiamo, Michele... Cerchiamo di non colpevolizzare il singolo, perché se ce la prendiamo con Okaka io ne avrei con due o tre di quelli che giocano sempre, e se vuoi faccio un nome per tutti, Gobbi, che è una cosa, il Parma gioca solo sulla fascia destra. Se fosse un'autovettura non prenderebbe mai la multa, perché sta sempre sulla destra, non è mai in sorpasso. Pallini. Poi attenzione un attimo, regolo il traffico. Maio, preparati che ti vengo adesso a chiedere della scelta di Gargano, dal primo minuto. Preparati lì, Pallini. Sì, quello che mi lascia stupito di Donadoni è questo atteggiamento. Un Parma che vince il primo tempo era 1-0. Vince e convince, diciamo. Aspetta, giocando vince, anche convince. Discretamente. Inizia un secondo tempo, prende il gol, quindi c'è il pareggio, e lì ovviamente cambiano tutte le situazioni mentali, emozionali, eccetera. Non fa una piega. Cioè io entro dentro, mi faccio cacciare fuori, ma dimostra ai giocatori che si devono impegnare. Donadoni questo non lo fa, ma lo deve fare. Non dico lo debba fare sempre. Stasera era il momento di farsi cacciare fuori, ma di dire: ragazzi, stavamo vincendo, la Roma che non era quella gran Roma. Gabriele Maio, a proposito del polso di Donadoni, eravamo tutti convinti, la stragrande maggioranza, insomma, di chi segue il Parma, almeno qua a Parma, che Gargano non giocasse dal primo minuto, proprio perché Donadoni aveva detto: guardate che non è in contrapposizione a Valdés. Sì. Poi insomma Gargano era arrivato dal Sud America solo mercoledì sera, giovedì si era allenato da solo, primo allenamento con i compagni venerdì, poi cosa succede? Lunedì c'è la partita a Valdés in panchina e Gargano subito titolare. Non è che magari le pressioni della piazza possano aver inciso, questo mi preoccuperebbe. Lui è un allenatore che non si lascia influenzare, perlomeno a parole, però il fatto che lui, che aveva schierato Valdés a Udine quando sembrava sul piede di partenza, e che lo ha fatto giocare l'anno scorso sistematicamente pur avendo la pubalgia conclamata, cioè che lo tenga fuori proprio adesso, mi sembra abbastanza strano, anche perché era stato lui, Donadoni, il primo a dirci in conferenza stampa che non erano in antitesi i due giocatori, ed in effetti è anche vero, perché stasera ha giocato da interno destro Gargano. E arrivati a questo punto la mia domanda è questa: ma per quale motivo non ha giocato Valdés? Allora, arrivati a questo punto, il tuo uomo di fiducia, come mai lo tiri fuori? Esatto, cioè allora piuttosto che mettere Marchionni ti tieni il tuo bel Valdés, prendendoti chiaramente qualche impropero, perché ci poteva stare. Dico bene, ma stava fuori Marchionni. Cioè il problema... quello che io volevo dire, siccome ha giocato interno destro Gargano, Valdés faceva il mediano centrale come ha sempre fatto, ruolo che questa sera ha fatto Marchionni, e a sinistra se ne stava come al solito Parolo. Ci poteva anche stare. Io ti dico la verità, io mi aspettavo che giocasse dall'inizio, l'avevo capito ieri durante Gargano. La conferenza stampa, sì, perché a una mia domanda Donadoni aveva risposto in questo modo. Io gli ho detto: ma in fin dei conti ha fatto due allenamenti, tre con i suoi compagni, e lui ha detto: beh, questo non è importante, perché è un giocatore di taglia superiore, esperienza internazionale, e che quindi ci capiamo subito, no? Questa era stata la risposta. Lui aveva detto: più che altro bisogna vedere dal punto di vista delle condizioni fisiche. Il fatto che si sia giocato il lunedì sera secondo me ha favorito l'utilizzo questa sera dal primo minuto, quindi per me non è stata una sorpresa. Mi ha sorpreso che abbia preferito Marchionni a Valdés. Poi perdevamo lo stesso 3-1, per carità, o 4-1, allora, o 2-1. Però Enrico, l'ordine e la moderazione. Poi Tullo Baroni, voglio sapere da te, se tu fossi un dirigente adesso domattina cosa fai? Allora, vi invito all'ordine e alla moderazione. Non si può adesso rivoltare la frittata, Angela, perché Donadoni ha tenuto giù Valdés. Gargano non ha giocato nel ruolo di Valdés, ma Gargano è un giocatore di qualità, di alto tasso
e quindi deve giocare. Quindi lo scandalo non è sicuramente questo. Poi io vorrei dire una cosa. Io Gargano l'ho visto giocare diverse volte con la maglia del Napoli, sempre contro il Parma. Ma Gargano, voi pensate che sia un regista? Gargano è un combattente, è un lottatore. Nessuno sta sostenendo quello. Però chiariamolo, perché è sempre bene chiarire le cose. Attenzione, ma ha ragione Donadoni quando dice Gargano e Valdés non sono due giocatori che possono essere messi sullo stesso piano. Lui poteva dimostrare il suo teorema. No? Lui poteva dimostrare il suo teorema tenendo il suo bel Valdés lì in mezzo, come ha sempre fatto. È quello che mi preoccupa. Ho fatto questa domanda proprio per questo. Una delle poche cose che ha azzeccato Donadoni questa sera è stato Valdés in panchina. Poi che abbia giocato Marchionni è un altro, discorso. Ma Pallini... Enrico, ti leggo un messaggio di un... Ma Pallini... Sì. È una roba... Fuori dal mondo. Lorenzo Fava, i tifosi. Un messaggio che scrive sulla pagina di Teleducato Parma di Facebook Filippo Melegari. Tutto in tempo reale. Stasera abbiamo tenuto botta contro un avversario più forte che però ha giocato alla pari con noi. Andiamo avanti, ma non vedremo mai giocare insieme Cassano, Biabini e Sansone. Questa è forte. E poi un altro tifoso che ci invia un messaggio ma non si firma, scrive Gargano non ha fatto un granché, se questo è il giocatore c'è poco da stare allegri. Ma Pallini, che è un luminare della scienza, ma è anche un uomo che mastica di calcio, ha posto la lingua dove il dente duole. Questa è una squadra che non ha mai gli occhi da tigre, mai. Mai, mai che vada sotto, che vada avanti, che ci sia da difendere il risultato, che sia da recuperare. Questa è la vera notizia di questa sera, che il Parma continua e persiste e insiste e si accanisce con questo concetto. Non ha mai gli occhi di tigre. Un noto canale televisivo che trasmette calcio 24 ore su 24 sì. Ogni tanto fa degli spot su delle dichiarazioni che sono passate alla storia e c'è Malesani che dice il suo intercalare: mollo io, ma perché io mollo, eccetera eccetera. Questa è una squadra molle, ma il mio timore è che sia una squadra molle geneticamente. Sapete Enrico, poi vado da Baroni e da Pallini, sapete qual è il mio timore? Quello che poi si ingeneri questo concetto, questa idea che è già stata espressa da alcuni tifosi. Ma sì, ma insomma abbiamo tenuto testa alla Roma, ma va bene, abbiamo perso. Sono d'accordo. Allora, d'accordo, la Roma è più forte di noi. Nessuno pretende di vincere il campionato o di arrivare alla pari della Roma. Però, attenzione, non abbiamo fatto questa campagna acquisti per queste prestazioni e per questi la risultati. Roma perdere 3-1 in casa. La Roma lo stai dicendo tu. La Roma lo stai dicendo tu che è più forte di noi. Io non l'ho vista... Nella maniera più assoluta non l'ho vista più forte. Potrei lanciare un Pallini, titolo. Io poi vado da Tullo Baroni e Maio. Un titolo che lancerei è questa. L'occasione perduta. Perché terminare il primo tempo sull'1-0 con tutte le condizioni psicologiche a tuo favore, avendo l'opportunità di giocartela come potevi. Anche in contropiede, anche con in la contropiede, Roma che si apriva. Quello che vuoi, ecco, è l'occasione perduta. Perché davvero una Roma... A mio avviso nel primo tempo non ha assolutamente dimostrato di essere superiore al Parma. Il Parma ha comunque delle qualità assolute che erano state prese non certamente per salvarsi, ma a questo punto magari cominciamo a pensarci. Per cui non si può pensare che non sia un'occasione perduta. Tra l'altro, occasione dalla quale avremmo potuto rilanciarsi a tutti i livelli, psicologico, fisico. Ma questo è veramente grave. Tullo Baroni, adesso c'è una settimana difficile, perché bisogna preparare la partita contro il Catania domenica. Tu domattina, se fossi nel presidente Ghirardi, cosa dice Donadoni? Beh, farei su un po' di confusione, questo, no, ma anche adesso, insomma, anche stasera. Insomma. Perché sei molle anche tu. Farei... Se fossi nel presidente Ghirardi, sii sincero, gli mandi la lettera di licenziamento, a Donadoni, basta! Ma va, dai, ma la come va? Fra due settimane poi monti sul carro anche tu a fine novembre. Monti anche tu sul carro. Non è possibile, non è possibile. Io dicevate così anche con Colomba. Non ho detto neanche con Colomba. Baroni e poi Maio voglio sentire. Volevo dire, te l'ho detto prima, tu eri l'unico che portavi Donadoni l'anno scorso. Io ho detto subito che avevo perplessità l'anno scorso e ce li ho anche quest'anno. Che cavolo devo dire di più?
non lo so. Quindi non corro sul carro o non sul carro, dico quello che penso e dico quello che vedo, primo. Secondo, è vero quello che ha detto Pallini poco fa, che c'è stata un'occasione perduta, questo è il primo tempo, ma è altrettanto vero che le occasioni perdute le abbiamo avute col Chievo, le abbiamo avute con l'Udinese. Allora, non ditemi che questa squadra può andare in Europa o fare chissà, potrà anche andarci, o fare chissà che cosa. È nata come se. È nata, ma bisogna vedere se i giocatori che abbiamo preso, quei grossi nomi che dite voi, tutte, rispondono adesso, uno ha 32 anni, l'altro ne ha... Tullo, se devo fare un campionato anonimo di metà classifica, mi tengo Ninis, mi tengo i giocatori che c'erano l'anno scorso, ma non vado a prendere Cassano, Gargano e compagnia. No, ma guarda, Cassano è stato preso per un'altra questione, secondo il mio punto di vista, e secondo anche per vedere se si può rilanciare, per vedere se... Quindi non ma cosa facciamo? I favori a Prandelli? Non è questione, no, non a Prandelli, forse a qualche altra società, non a Prandelli. E quindi non lo so, gli altri sono stati presi. Mi ha fatto favore anche... liberandoli, sì, magari. Tanto... Ma io sinceramente non sono Leonardi, non sono neanche presidente Ghirardi. Io ti dico che secondo il mio punto di vista Cassano è stato preso perché ha trovato un allenatore compiacente, perché l'ha portato sempre in palmo di mano, non va d'accordissimo per adesso, poi domani si vedrà, ma va d'accordissimo, quindi per rilanciare Cassano, per rivedere se questo Cassano è effettivamente quello che era una volta, perché ricordatevi bene che Cassano, dopo gli infortuni che ha avuto, purtroppo, non è poi quel Cassano come era qualche anno fa, eh? Bisogna vedere se ritorna. Va anche messo nelle condizioni e nel contesto giusto. Allora, Lorenzo, fa un flash, poi vado da Gabriele. Sono state battute le dichiarazioni dell'allenatore della Roma, che si è detto soddisfatto, ovviamente. Rudy Garcia, il francese Rudy Garcia, si è detto soddisfatto della rimonta dei suoi. E poi ha commentato che nella sua squadra ci sono ancora molte cose da sistemare, ma non dimentichiamo che il Parma ha molti giocatori di ottimo livello che possono mettere in difficoltà ogni squadra. La squadra ha saputo soffrire senza perdere la serenità, conclude Rudy Garcia. Gabriele Maio, che clima si può prefigurare per i giorni a venire in casa Parma, secondo te? Una settimana, naviga vista, fino a facciamo la fine della Costa Concordia. No, però bisogna raddrizzarla come la Costa Concordia, no? E per raddrizzarla io credo che quell'atmosfera... qua va fatto anche prima, che non aspettare un anno e mezzo, però non vorrei fosse troppo tardi per addrizzare la nostra Costa Concordia. E per certi versi non vorrei dire che Donadoni sia schettino, perché non vorrei buscarmi una querela anche da lui, appunto, esatto. Quindi lasciamo stare, anche se stiamo scherzando, logicamente sono quelle iperboli che ogni tanto sono concesse. Però tornando alla tua domanda, io credo che l'atmosfera di Parma sia sempre stata forse un po' troppo soft. Tu citi spesso il termine mulino bianco nel tuo sito internet, stadiotardini.it. Pubblicità occulta. No, ma non è pubblicità occulta, però è per intendere, no? Tutte queste decisioni concertate che ci sarebbero a loro dire all'interno del mulino bianco, Collecchio, ribattezzato anche Alcatraz da parte mia per via del ritiro di quest'estate, anche questa definizione che è piaciuta poco. Poi dopo ci arriviamo, Enrico, sulla condizione fisica. E quindi niente, cioè, se c'è il mulino bianco e se va effettivamente un po' troppo tutto quanto bene Madama la Marchesa, così anche come leggiamo sui novelli filmati luce che sono in circolazione, come dire, ci vuole un po' di stimolo, ci vuole un qualcosa. Io non dico che bisogna arrivare a certe situazioni becere come ci sono altrove, però un pochettino di pungolo ci vuole. Ascoltavo la conferenza stampa di presentazione di Gargano, no? Diceva, mi ha detto Cassano di venire a Parma, perché a Parma si sta bene la famiglia, possiamo andare in giro, nessuno ci rompe le scatole, andiamo in cinema. E chi siamo noi fessi? Eccetera, eccetera, eccetera. Si perde 3-1 con la Roma, siamo fessi. No, però, ecco, cioè, voglio dire, è bene che sia così, non dobbiamo andare a rompere le scatole ai giocatori come fanno in maniera becera altrove, però cioè, cerchiamo anche di non farci prendere in giro, no? Cioè di dire va, ecco, cioè, non è solo il pubblico, attenzione, sì, ma anche la società deve essere la società, sì, il presidente, quando... direttore generale che prende questi giocatori,
e in particolare l'allenatore in questa fattispecie. E deve essere lui a prendere la bacchetta dalle bacchettate. Non dobbiamo neanche aspettare il pubblico stimolato. È talmente evidente. Non vorrei che passasse questo concetto già espresso da alcuni tifosi. Ma sì, ma fin troppo che siamo in Serie A, con Cassano, Gargano, la conferma di tutti i big, fin troppo che siamo in Serie A. Anche perché poi tra l'altro io sono convinto ancora, io sono più buono di lui, in questo senso, che Donadoni può ancora, a mio avviso, può ancora esprimere un sentimento di resipiscenza, cioè di pentimento, e lo può fare, ma lo può fare la prossima domenica, rendersi conto che se ha fatto degli errori li deve ammettere, deve cambiare. Lo può ancora fare, perché se aspettiamo un altro po' diventa irreversibile il processo, a meno che qualcuno dall'alto... Baroni, ma la posizione di Donadoni, però al di là delle provocazioni e di Boni e delle critiche legittime e normali, è chiaro che non è in discussione, o no? No, ma è la terza partita, insomma. Figuriamoci. Però volevo... A Parma cambiare l'allenatore? No, al mio amico Tommaso, sono là che girano a una velocità pazzesca. Prima o poi vedrai che si ferma. Io volevo dire un'altra cosa. Vedete, voi mi avete contestato un pochino sui nomi. Io mi ricordo che l'anno in cui c'era Malesani avevamo la squadra più forte d'Europa, non d'Italia. Più forte d'Europa. Sì, ma e allora mi vuoi spiegare perché abbiamo vinto una coppa tre coppe. Restiamo alla stagione 2013-2014. Quelle tre coppette io voglio dire un'altra cosa, quindi l'allenatore è molto, ma molto importante in una squadra. Anche se parecchi dicono che non è assolutamente vero. No, l'allenatore è veramente importante. È determinante a volte, non sempre, a volte. Ecco, vi ho portato l'esempio di Malesani, che secondo me era un allenatore non a livello di Donadoni, perché molto meglio Donadoni di Malesani, se vi chiaro. Per carità. Il giudizio su Malesani a Parma è viziato da aspetti caratteriali. Lorenzo Fava poi. Che arriva sul Rico Boni contro tutti, lo scrive Stefano Cazzati. Ma Donadoni fa questi cambi sul serio o ci prende in giro? Perché se ci crede c'è da preoccuparsi. Appena subisci il 2-1 metti Sansone e lo metti forse anche prima al posto di Mauro. E il terzo cambio per lui ovviamente non esiste. Una provocazione, salutiamo e ringraziamo Stefano Cazzati. Una provocazione ce la scrive anche un tifoso, penso tifoso del Bologna. Via SMS, Marco dice: voi Cassano, noi Diamanti. Ma lascia stare Marco, io sono imbufalito. Ma sono imbufalito perché con l'occhio destro guardo la telecamera, non sono strabico, e con il sinistro guardo Sky e vedo i giocatori della Roma che vanno a farsi intervistare. Del Parma non ho visto nessuno. C'era Donadoni poco fa, tra poco Lorenzo Fava. Del Parma non ho visto nessuno a parte Donadoni. Vedo i giocatori della Roma che hanno un sorriso come nei fumetti, nei disegni dei bimbi, quando gli tirano la bocca fino all'altezza delle orecchie. Hanno un sorriso perché sanno che non lo so che santo è stato, gli ha regalato 3 punti. Perché questa partita il Parma non la poteva, la doveva assolutamente vincere. E se io avessi dovuto scommettere 50 centesimi sulla vittoria della Roma, già il pareggio mi sarebbe stato sullo stomaco. E così farò una notte insonne, perché questa è la tipica partita per fare una notte insonne. I motivi sono tanti, è inutile che stiamo lì a parlare di Valdés, di Cassano che c'entra come i cavoli a merenda, di Okaka che comunque non l'ho capita neanch'io. Ma parliamo di Biabiani. Biabiani si è ricordato, dopo l'ultima partita decente fatta, fine novembre contro l'Inter, finalmente si è ricordato di essere un buon giocatore di calcio ed è stato sicuramente il migliore del Parma quest'oggi. Però questo Parma deve giocare sulle due fasce, e Cassano, anche se gioca prevalentemente a sinistra, non è l'esterno, nel modulo di Donadoni è la seconda punta, che poi torneremmo ancora a discutere. Io voglio capire perché Donadoni
non potrebbe mettere Biabiani sulla sinistra, che così dà una mano anche a Castrano, e Aleandro Rosi, che è l'oggetto misterioso, che se io fossi, fuori Gobbi. Se io fossi in Rosi, a quest'ora, dai gran che mi girano, decollo dal Giuseppe Verdi di Parma e vado a Roma con il mio aereo personale, decollo. Allora, Enrico, ha parlato di Donadoni. Scusate un attimo, allora, le parole di Donadoni in sala stampa, allora, va tutto bene, no? Insomma, Donadoni dice che è stato raccolto meno di quanto meritato, ingenui a concedere due opportunità alla Roma, che poi sono rivelate decisive, dovevamo stare un po' più concentrati e sbagliare meno in qualcosa difensiva nella ripresa. Serve più lucidità, finora abbiamo raccolto meno di quanto meritato e questo mi spiace. Dobbiamo partire da queste prestazioni e dalla voglia di dimostrare in queste gare per poi ottenere anche risultati positivi. Sono soddisfatto di quanto stia facendo Cassano, anche se ancora non è al massimo della forma. Gabriele Maio, come ti sembrano queste dichiarazioni? Poi Pallini vedo che scuote la testa. Aria fritta, cioè sono le solite dichiarazioni alla Donadoni che non aggiungono e che non tolgono niente. Da questo punto di vista non mi ricordo chi dei colleghi diceva prima, insomma, che bisogna che Donadoni si assuma un po' di responsabilità. Io non credo mai che ammetterà degli errori perché non mi sembra il tipo, però almeno iniziare a fare dichiarazioni di un altro tenore sarebbe meglio, perché queste fanno un po' innervosire alla gente. Io ricordo, per dire, Cagni, no? Cioè, sì. Quando Cagni diceva va tutto bene, quando insomma era abbastanza credo palese. Credo di averlo massacrato in 5-6 per le 5-6 puntate che è stato qua, credo di averlo massacrato, non per le scelte tecniche, per le dichiarazioni post partita. Più che altro per le dichiarazioni. Il problema però, come voi ricorderete, io ero il suo addetto stampa, quindi vedevo che quelle cose che diceva non erano una recita. Ricordo bene le scintille con Gabriele Maio all'epoca. Non era dopo la quarta, dopo la quarta, dare la quinta, sì, sembrava la quarta, era la quinta Brescia, però era come dire, lui ci credeva davvero. Cioè io quando andavo per sentire un po' com'era il polso prima che si presentasse ai giornalisti, vedevo che queste cose che andava a dire ci credeva davvero, e questo era il dato più inquietante all'epoca. Non vorrei che fosse la stessa Pallini, cosa adesso. Le dichiarazioni post partita di Donadoni sono inascoltabili. Inascoltabili. Cioè io dico, ma com'è possibile dopo una partita di questo genere andare a tirar fuori che abbiamo raccolto meno di quello che avremmo potuto raccogliere? Ma in generale ha detto, tra l'altro, non solamente in questa partita, ma come si fa? Ma bisogna avere l'onestà intellettuale di dire: ho pensato di fare una certa cosa, sto sbagliando, ho sbagliato. Solito alibi, cioè queste dichiarazioni, queste parole, come l'altra volta quando tiravano fuori l'arbitro o tutte queste robe qua, sono degli alibi, cioè i giocatori dopo non sentono. Guardate, questa... Guardate, però l'unica giustificazione che si può dare è che accetto, tra quelle che sono state fornite, l'assenza di Paletta. Su questo perché Paletta, certo, Paletta è il perno, certo, difensivo. Quella, quelle obiettive non si può dire nulla. Però, ma non si può fare questa dichiarazione, perché l'alibi io lo posso comprendere se avesse una finalità positiva. In questo caso l'alibi diventa una finalità negativa, negativissima, perché dai delle giustificazioni ai giocatori che non esiste, e lo fa l'allenatore. Per carità, dichiarazione dell'allenatore, ma io se fossi un presidente, se fossi un direttore generale, dico, dunque, Donato Vinico, un attimo, cos'è che hai detto? Ma stai scherzando? Allora posso capire, scusa, che lo facesse in Pallini, certi momenti. Pallini stasera è scatenato. Pallini è scatenato. Davanti all'evidenza non si può. Barone, io dico, se non fai frequentatore, scusate, delle sale stampa. Se fai l'intervento chirurgico, lo devi fare per salvare il paziente, ma se non lo fai, poi davvero diventa una fase irreversibile, non lo fai più. Devi farlo subito. Un allenatore, i casi sono due. O ha il coraggio di dire esattamente quello che pensa davanti alle telecamere, davanti ai taccuini nostri, eccetera, eccetera, oppure cosa fa? Fa una cosa molto semplice, dà un colpo al cerchio, un colpo alla botte e chiuso. Però io vorrei sapere. Ma serve? Siamo noi che diamo troppo affidamento a certe dichiarazioni, perché io vorrei vedere e vorrei essere una mosca a essere negli spogliatoi e sentire quello che dice Leonardo, esatto. Tommaso, che è suo amico, e il Cosoli, come si chiama? Donadoni. Io vorrei vederli. È lì dove si sentono veramente le cose. Altra cosa che vorrei fare, una provocazione all'amico Boni.
Tu hai fatto una disamina poco fa meravigliosa. Sei amico di Tommaso, ma perché non ti fai assumere come allenatore? Perché hai tutte le caratteristiche da allenatore. Fermo lì, Gabriele Maio, poi siamo in pubblicità, molti contestano ancora, perché poi dopo voltiamo pagina, andiamo sulla partita di Catania, anche sulla condizione fisica, contestano questo cambio, Okaka in campo al posto di Amauri, se proprio dovevi sostituire Amauri butta dentro Sansone, dicono i nostri tifosi, è così Lorenzo? Eh sì, pro Sansone si era già verificato quest'estate in occasione della probabile cessione di Sansone al Sassuolo, ad esempio Luca scrive più che altro sul centrocampo, a me Gargano è piaciuto e Obi manderà per fortuna in panchina Parolo, piuttosto per me il problema dell'attacco non c'è nessuno che segna. Io aggiungo, se mi permetti Michele, prego, che in due partite il Parma ha preso 6 gol contro due ipotetiche avversarie per la zona Europa League o quantomeno per arrivare nella fascia sinistra della classifica, 6 gol tra Udinese e Roma. Grazie Lorenzo. Abbiamo voluto la panchina lunga, ma ribadisco, pur non condividendo il cambio Okaka a Mauri, il vero scandalo non è quello, il vero scandalo è il cambio mentre eravamo già in onda. La partita spendeva gli ultimi spiccioli, Lorenzo dirà quando, 87, 88, 86, non lo so. Mi togli Gobbi e mi metti Mesba sul 3-1 all'87esimo, mentre Sansone è entrato che ne mancavano 13 o 14 di minuti. Ma sono queste le cose cui deve dare una risposta Donadoni. Cambiare un giocatore all'89esimo quando sei sul 3-1? Soprattutto Mesba. Gabriele, 3 minuti alla pubblicità. Certo. Ma allora, sul discorso della sostituzione di Okaka non voglio fare l'avvocato difensore di Donadoni, però c'è anche da dire che adesso a Parma c'è un po' la Sansone mania, per cui per qualsiasi motivo si preferisce inserire Sansone. Anch'io l'avrei messo prima e questo è pacifico, come direbbe Donadoni. Però probabilmente lui intendeva, forse in quel momento, dovendo togliere Amauri, ha preferito probabilmente mettere un giocatore con le caratteristiche più similari ad Amauri. E qui però si va un po' anche a contraddire quella che è la politica che ci ha spiegato abbondantemente l'amministratore delegato Leonardi, sia in questa sede la scorsa settimana, sia l'altro giorno in conferenza stampa, quando parlava di calciatori, no? Che devono essere uno diverso dall'altro, proprio per offrire all'allenatore l'opportunità di scelte differenti. Una scelta differente tra Okaka ed Amauri è forse che Okaka è inferiore ad Amauri, mi verrebbe da pensare, però come caratteristiche più o meno di gioco siamo lì. Allora effettivamente può avere ragione il pubblico nel minuto in cui ti invoca Sansone, anche se ripeto il pubblico secondo me non lo fa da un punto di vista tecnico quanto da un punto di vista Sansone emozionale e razionale. Sansone è un giocatore che l'anno scorso ha scritto delle pagine importanti. Certo, è per carità, cioè però è una scelta emozionale quella del tifoso. Però l'allenatore che è chiamato a dover ponderare questa scelta, o cambia tutto mettendo appunto Sansone, o più o meno mantiene lo stesso tipo di squadra e mette Okaka. Io non so fino a che punto possa essere, non lo so, va valutato questo ragionamento, ma se abbiamo sentito Leonardi che ci dice noi non abbiamo la contropartita di Amauri perché vogliamo avere tutti i giocatori diversi, così l'allenatore può inventare situazioni diverse. Io di situazioni diverse viste dall'allenatore ne ho viste ben poche. Stasera, per esempio, ancora una volta siamo andati in campo col 3-5-2, comunque sia, cioè, anche se faceva la difesa a 4 in fase d'attacco. Qua bisogna dare una scossa. Qui arrivano allora dei commenti forti e anche caldi. Un commento, Lorenzo? Allora, Francesco Mannella dice, dia Boni per favore che Okaka fa schifo, non dobbiamo criticarlo. Schifo, tra virgolette, dai. Ah no, è vero, per non offenderlo troppo. E rettifico anche che il cambio Mesba Gobbi è venuto all'89esimo e leggo velocemente anche quello che scrive Manuel da Parma. Sì? Io l'ho sempre difeso, ma dopo stasera basta, Donadoni vattene. Allora, tra pochissimo c'è la pubblicità, tra pochissimo parola ad Enrico Boni, perché con Enrico voglio ritornare sul discorso degli occhi della tigre, ma anche sulla condizione fisica. Ripartiamo da qua, pubblicità, a tra pochissimo. Studio scatenato, telespettatori da casa scatenati in attesa di altre dichiarazioni eventuali dalla sala stampa. Tra poco. Da
Dal 1960 Giancarlo Ferrari propone i migliori arredamenti per il bagno e la cucina, esclusivista dei marchi Alno e dei camini Focus e Rueg. Lo staff della ditta garantisce un servizio di qualità sia nell'ideazione che nella fase realizzativa di ogni progetto ed effettua ristrutturazioni complete con servizi di idrauliche e murature propri per fornire il migliore allestimento coordinato. La ditta Giancarlo Ferrari vi aspetta a Corcagnano, via Langhirano 349A, nei suoi nuovi spazi espositivi per aiutarvi nella scelta del vostro arredamento. GVF Elettronica, da più di 30 anni specialisti in comodità e sicurezza. GVF Elettronica progetta e realizza tutto ciò che occorre alla tua casa per farti sentire libero e sicuro in modo sorprendentemente semplice. Per il comfort, cancelli automatici di qualsiasi tipologia, serrande avvolgibili, porte automatiche, garage basculanti e realizzazioni varie pensate ed installate ad hoc in base alle tue esigenze. Per la sicurezza, antifurti, allarmi e sistemi di videosorveglianza, soluzioni personalizzate e tecnologie all'avanguardia. GVF offre un servizio chiavi in mano, curando tutte le fasi di lavoro e offrendo assistenza tecnica diretta con personale altamente specializzato. Arip Gomme, il partner ideale per la sicurezza della tua auto. Da Arip Gomme, un'ampia gamma di pneumatici di qualità e tutti i servizi necessari alla manutenzione dell'automobile. Montaggio, bilanciatura, convergenza, deposito gomme per cambio stagionale e non solo. Affida la tua auto ai professionisti di Arip Gomme. Di nuovo in diretta, calcio e calcio, puntata numero 3, il dopo Parma-Roma. Allora Lorenzo, prima di tornare ad altri tifosi, ai commenti di altri tifosi, comunicazione di servizio che riguarda il nostro palinsesto, dopo domani, mercoledì sera, alle ore 21, scatta il secondo appuntamento della programmazione sportiva di Teleducato, un regalo che abbiamo fatto ai tifosi in questa stagione televisiva, cioè calcio e calcio più. Saremo in onda tutti i mercoledì alle 21, ad eccezione di quando il Parma giocherà proprio il mercoledì sera, lì saremo in onda in seconda serata. Vi terremo compagnia per tutti i mercoledì proprio per dibattere ulteriormente sul campionato della squadra crociata e approfondire diversi temi. Già mercoledì temi caldi proprio che emergeranno anche di questa partita e che ci condurranno alla trasferta di Catania. Enrico Boni, tu hai detto prima, ti metto lì due cose, hai detto prima, a questa squadra mancano gli occhi della tigre, non li ho mai visti. Prima obiezione che ti faccio, hai in squadra uno come Gargano, hai in squadra Cassano, che insomma come carattere credo che ne abbia da vendere, lo stesso Amauri a livello di personalità è un peso massimo. Seconda cosa, tu hai detto prima, attenzione, dimmi se sbaglio, hai detto c'è un problema fisico, non vorrei che tu ritirassi fuori il discorso della preparazione di Collecchio, eh. Vai. Allora, prima cosa, Gargano è appena arrivato, aspettiamo un attimo prima che trasmetta gli occhi della tigre ai compagni, credo che sia stato acquistato. E allora che lo inizi a fare da domani, eh? Cassano, l'ho detto la settimana scorsa quando c'era il direttore, l'hanno messo in una teca, Cassano, finita la partita, lui non può comunicare, deve stare zitto, non deve fare niente e questa è un grave handicap, una grave difficoltà. Poi non è del tutto vero che non ci sono gli occhi della tigre, devo rettificare, perché stasera in una circostanza si sono visti ed è andata bene, dobbiamo dire grazie
al signor arbitro guida di Torre Annunziata. Lucarelli. Perché Lucarelli ha sfoderato gli occhi della tigre. Peccato che li ha sfoderati con l'arbitro, perché se l'arbitro, se trovava Michelotti, se facevamo un salto indietro di 30 anni, Lucarelli prendeva 3 mesi di squalifica. O 3 mesi di referto. Prendeva. Dipende. 3 mesi di squalifica. Poi cosa mi hai chiesto? No, tu hai detto prima, attenzione, Angella, perché qua c'è un problema fisico. Io non credo che sia tale, allora, perché soprattutto alla terza giornata, poi devo dire che il Parma comunque ha avuto 2 fiammate nel finale. Io non sono un luminare della medicina come il professor Pallini e quindi gli passerò la palla a lui. Io so, sapete la mia opinione sul ritiro a Collecchio, non so se i malefici della preparazione a Collecchio si avvertono subito o si avvertono dopo. So che il Parma del secondo tempo, ho visto che il Parma del secondo tempo, poi mi si potrà dire, stai attento, ma il confine è labile, che non era solo un problema fisico, ma era anche un problema psicologico. So che il Parma, visto dal megaschermo di Teleducato, del secondo tempo era lontano parente del Parma del primo tempo, perché ribadiamo il concetto, perché vedo che anche nelle mail non arriva sto concetto. Il Parma nel primo tempo è stato decisamente superiore alla Roma. Poi i telecronisti di Sky hanno enfatizzato questa partita come se fosse Italia-Germania di Città del Messico. Italia-Germania 4... cioè, un minimo di moderazione, ma il Parma del primo tempo sembrava un Parma, Fabrizio, avviato sulla via di guarigione. Pallini, poi è franato miseramente. Ti trova concorde questa tesi? Cioè c'è anche un problema fisico? Io francamente non credo. Secondo me c'è più un problema di scelte tattiche, c'è più un problema di natura caratteriale, di consapevolezza di dove si vuole arrivare, che non un problema fisico. Tutto fa, nel senso che quello che hai detto c'è sicuramente. Però è ovvio che comunque aggiungere anche situazioni deficitarie non aiuta. Allora, tranquillizzo l'amico Enrico, perché effettivamente, fortunatamente, gli effetti di una preparazione fatta a livello del mare si vedono subito. Quindi la stiamo pagando sicuramente. È una mia concezione, ma direi che è una concezione medica, quindi è talmente evidente. Poi dopodiché puoi fare il discorso, ma però psicologicamente siamo migliori, allora... No, io vado a Tizzano, l'ho già detto un'altra volta, non voglio ripetermi. Vado a Berceto, vado dove te ne voglia, insomma, vado a trovarmi qualche globulo rosso in più, lo ripeto, che non fa male. Fortunatamente le bruci subito, però ti fanno partire in questo senso. Quindi comunque non è quello l'aspetto fondamentale, ma tutto fa. Se poi aggiungiamo delle prestazioni mentali dell'allenatore, perché stasera davvero, sinceramente, ma come si può dire il contrario? Non ne ha azzeccata uno, Donadoni. Ma io gli voglio bene, è stato un grandissimo giocatore del Milan, che ho apprezzato, ma questa sera non ne ha azzeccata una. Cioè il fatto che mi cambi, corsi e ricorsi storici degli allenatori probabilmente, all'88esimo, mi fa quel cambio lì, mi dà la sensazione che fosse nel marasma. Può darsi che Gobbi abbia chiesto il cambio per un fastidio muscolare, ecco, quello lo dobbiamo appurare. Tutto ciò è giustificato solo per problemi di carattere Baroni e Maio medico. Sulla questione fisica. Sì, Baroni. Allora, io non sono medico e quindi... Bravissimo, però le partite, e so da quando esiste un pochino il calcio, è che ci sono 2 modi per preparare una squadra. Se una squadra è debole e deve fare punti subito, fa una preparazione leggera, perché parte alla svelta. Se una squadra invece ha una certa caratura, una certa... si fa una preparazione molto più pesante, e allora bisogna spostare il gioco, il bel gioco, quello che è, più avanti, perché le prime 3 partite non vorrebbero dire assolutamente niente. Ora bisogna vedere se il Parma ha fatto una preparazione, io non lo so, lui forse c'era, una preparazione leggera per partire subito, e allora do ragione a tutti quelli che a Pallini, do ragione a Boni, eccetera. A me era però Gabriele Maio, che è molto più presente di me a Collecchio e sicuramente molto più attento, a me era sembrato di capire questo tipo di discorso, era stato veicolato questo messaggio dal Parma all'esterno, ma insomma andiamo a Collecchio per evitare, perché siamo subito pronti, perché abbiamo tutto a disposizione, anche per evitare
quel tipo di contraccolpo che si può avere all'inizio dalla discesa in quota alla pianura. E quindi io mi aspettavo un Parma dal punto di vista fisico che andasse subito a mille. Io ho fatto una domanda a Donadoni appena prima dell'inizio della stagione ufficiale, dopo le amichevoli, dopo il precampionato, che era stato assai soddisfacente. Gli avevo chiesto appunto, ma è stata fatta una preparazione per partire a mille, perché vedendo in effetti il precampionato dava quella sensazione lì. E la risposta dell'allenatore, se non ricordo male, era: ma io non sono come quelli che dicono che sono bravi appunto a calcolare, cioè per me la preparazione è sostanzialmente una, che sia lungo o sul lungo o sul breve è un altro paio di maniche, quindi insomma sostanzialmente non mi aveva risposto nel merito per dirmi se era appunto una preparazione immediata che desse risultati nell'immediato o meno. Però rimane da pensare, no? Analizzando il precampionato, e io inserisco nel precampionato anche la partita di Ajaccio, no? Cioè, in fin dei conti il Parma è andato a vincere anche lì, ma allora com'è che in amichevole riesce a vincerle tutte, perché le ha sostanzialmente vinte tutte, no? E poi quando c'è la partita e vinci vera, la Coppa Italia, esatto, la grande, E poi sì, che però sembrava quasi un amichevole. E appunto, no, ma è proprio qui dove voglio arrivare. Cioè, se nell'amichevole ti sono andate le cose in un certo modo e nella regular season le cose non stanno andando così, c'è un'evidente discrepanza, no, tra queste due situazioni. Non hai la capacità di cambio passo, non hai la giusta psicologia. Tu affronti le partite ufficiali come se fossero amichevoli, ma gli avversari sono quelli degli amichevoli. Esatto. Ti ho dato la risposta, Maio. Allora, Lorenzo Fava, che scrive un nostro telespettatore, un altro Luca, sono tantissimi Luca che ci scrivono, a proposito di quello che diceva Tullio Baroni e poi ha replicato anche Maio: è stato fatto un errore a fare la preparazione con Lecchio, con il caldo che facevi, infatti i risultati che arrivano sono questi, si doveva andare in montagna. Un altro Luca, e vi giuro che è uno diverso, scrive: via Donadoni, che arrivi Ballardino e Reia, che cosa ne dite? Forza Parma, risorgeremo. Ballardini? Oreia, beh, altri adesso, nomi adesso che inizia, altri nomi, inizia Michele, la altri girandola nomi, dei nomi. Altri nomi che vengono fatti sono un po' più stagionati, è sempre lo stesso Luca che scrive, dice però Nevio Scala o Giovanni Trapattoni. Aspettiamo. Gabriele Maio, però domenica si va a Catania, beh, dal punto di vista climatico forse le temperature sono più in linea come quelle di Collecchio in pieno luglio. Anche loro si sono allenati lì, anche loro hanno un bel centro sportivo che dicono che sia il migliore d'Italia. Gabriele Maio, sul discorso della partita di Catania, andiamo a affrontare una squadra che, non so, è sullo stesso piano, forse un pochino al di sotto del Parma, perché ad esempio ha perso l'ala destra Gomez, ed è una squadra all'interno della quale a livello societario c'è stato qualche problema in estate, è andato via il direttore sportivo Gasparini, insomma ci sono un po' di cose da mettere a posto. È una squadra, attenzione, che ha fatto 0 punti nelle prime 3 partite, tanti problemi, però io credo che il Catania domenica si presenterà con la bava alla bocca. Sentiremo anche i colleghi di Catania nella trasmissione di mercoledì. Il clima che si creerà a Catania in questa settimana, insomma, lo lascio immaginare. Il ragionamento è questo. Nel senso, questo per dire che sarà comunque una partita molto difficile, forse già un crocevia. No, indubbiamente, sì, vabbè, parlare di crocevia alla quarta giornata è indubbiamente un attimo prematuro, però la classifica è abbastanza evidente, Parma 1, Catania 0. Allora, se questo incontro si disputasse al Tardini, probabilmente sarebbe un attimino meglio per il Parma, perché lasciamo perdere dal punto di vista tecnico, qui contano tanti altri fattori, appunto quello psicologico, ambientale soprattutto, visto che giochi a Catania, laddove c'è un certo tipo di ambiente che influenza anche gli arbitri, la tifoseria, no? Cioè che sono insomma piuttosto tosti, non è un luogo comune, è un campo del sud, ma di quel di Codini. Cioè, a me è capitato tifoseria di vedere, per tutta la settimana starà molto con il fiato sul collo la squadra. Ma mica solo tifoseria, anche il personale di servizio, gli addetti, ne hanno combinate in passato anche più di una, no? Cioè di minacce, non minacce, situazioni di questo tipo, le ho viste io stesso con i miei occhi quando appunto avevo accesso ai meandri, certo, diciamo così, quindi da quel punto di vista lì diventa difficile.
Però bisogna, non andiamo a dare noi stessi un ulteriore alibi dicendo che è difficile, perché ok, è difficile, d'accordo, come sono difficili tutte le partite, però attenzione, queste hanno zero punti, te ne hai uno, ne devi fare di più. Non ci devono essere balle, tra virgolette, pur essendo, come diceva prima Enrico, fuori onda, la partita più difficile siamo in pubblicità. Lorenzo Veloce. Tempo sono state ribattute le dichiarazioni che ha lasciato Donadoni a Mediaset Premium. Sì, vai. Allora, abbiamo preso gol dopo un minuto nella ripresa e posso rimproverare poco i ragazzi che hanno fatto una buona prestazione, però gli episodi ci hanno penalizzato molto, non ho visto una squadra distratta, sono i particolari che fanno la differenza. Il gol di Totti da parte nostra e tra centrali sono saliti in maniera giusta, mentre l'esterno sinistro ha seguito la linea. Guarda, mi fermo lì. D'inverno fa freddo ed estate fa caldo, il tenore è quello lì. Sentivo la radiocronica intanto che arrivavo, perché l'ultimo gol l'ho sentito anche in questo. Però il radiocronista di Radio Rai continuava ad insistere sul fatto di una possibile situazione di fuorigioco nel gol di Totti, o perlomeno di un errore nell'applicazione della tattica del fuorigioco da parte del nostro Felipe, che non era nella stessa linea degli altri giocatori. E in questo caso saranno anche dei particolari, come dice Donadoni, saranno anche degli episodi, ma nel calcio sono sempre gli episodi che decidono, però sono anche degli errori. Allora, tra pochissimo vi chiedo come affrontare la partita di Catania e cosa soprattutto cambiereste, subito dopo la pubblicità. Pronti? Partenza? Palakart! A Parma in via Mantova c'è Palakart, pista go-kart elettrici veloci e sicuri. Sulla pista del Palakart di Parma puoi vivere le emozioni che solo il mondo dei motori può regalarti. Curve spettacolari, staccate al limite e grandi accelerazioni. Adrenalina e divertimento per tutti, adulti e ragazzi. Aperto tutti i giorni, il venerdì e sabato fino alle 2 di notte. Se vuoi sfidare i tuoi amici in una corsa elettrizzante all'ultimo respiro, vieni a trovarci o prenota la pista allo 0521 27 20 68. Divertimento si fa vincente. Jackpot Las Vegas. Nuove sale slot e videolotteri. A Ponte Taro di Parma e a Parma in via Emilio Lepido. Scommettiamo che ti diverti? Gioca senza esagerare, il gioco può creare dipendenza. Eccoci qua di nuovo in diretta, ultimi 5 minuti di questa terza puntata di Calcio e Calcio. Lorenzo Fava, voce ai tifosi. Enrico Boni contro tutti, scrive Abdel. Non capisco come mai Donadoni insista ancora con questa formazione, quando in panchina hai giocatori come Sansone, Obi, che oggi non c'era, aggiungo io, e Acqua. Poi non puoi togliere a Mauri e mettere Okaka, togli Bibiani che stava dando il massimo. E senza Paletta viene da piangere. Ringraziamo Abdel. Tullo Baroni, domenica si va a Catania. Che partita è secondo te? Gabriele Maio diceva... Non ci sono alibi, e soprattutto cosa cambieresti? Guarda, io per domenica contro il Catania cambierei modulo, naturale, perché io andrei a Catania prima di tutto per non perdere, perché se perdi a Catania diventa... Quindi secondo te anche un punto va bene domenica? Beh, piuttosto di perdere va bene anche un punto, ragazzi. Un punto? Non fai neanche quello, probabilmente, no, capito, tenendo però presente la mentalità generale di questa squadra. E poi giocherei sinceramente con il 4, proverei a inserire più, diciamo così, più punte
che i centrocampisti, insomma, i centrocampisti li abbiamo già visti, Sansone sono questi. Pallini dice Sansone subito, e chi sta fuori? E poi un'altra cosa, cioè Marchionni non si può mettere, cioè io le ho viste tutte, ma far giocare Marchionni a regista, io, è una roba. E per cui Rose, si possono fare delle cose. Rose, dai. Mesba, Munari e più spazio a Sansone a partita in corso. Quindi Rosi al posto di chi? Di Biabiani. Rosi, te l'ho spiegato prima, Rosi al posto di Gobbi, Rosi a destra, Biabiani a sinistra. Sì. Senti, Enrico, tu la piazza di Catania... O Mesba al posto di Gobbi, non sono Donadoni. Io voglio vedere dall'inizio Rosi, Mesba e chi è quell'altro che ho detto, che sono talmente agitato... Che... E Munari... Talmente Enrico, tu la piazza di Catania la conosci bene, no, sei stato so che sei spesso in contatto anche con i colleghi di Catania, come la vedi questa partita, come vedi soprattutto il Catania a livello di piazza, come si preparerà? Non abbiamo mai vinto, si preparerà molto bene, noi ormai anche i giornali della nostra terra dicono che il Parma ha lo spirito della Croce Rossina, quindi quando c'è da rianimare qualcuno, il Parma lo rianima, il peggior avversario che ci poteva capitare. Avrei preferito una partita con una grande, quindi sarà un campo molto caldo, loro giocheranno con la bava alla bocca e noi abbiamo questa tradizione negativa che si è succeduta e seguita con i vari allenatori che sono arrivati a Parma. Pallini, diceva Boni, lo dicevi anche tu, ci vuole una scossa dal punto di vista caratteriale, ci vogliono gli occhi della tigre. A me preoccupa un aspetto. Questa è una squadra, l'ho ricordato anche prima, ci sono dei personaggi, dei giocatori di personalità, anche piuttosto, tra virgolette, ingombranti da questo punto di vista. Non vorrei che, dal momento che non iniziano ad arrivare i risultati, poi lo spogliatoio diventasse incandescente. Io ho questa preoccupazione. Adesso io ripeto, salvo delle verifiche, ma Mauri sei stato sostituito per motivi fisici. È arrivato già... dalla stampa Mauri? No, non ancora, cioè, e non l'ha preso bene comunque, quanto pare. Quanto ho visto dalle immagini, a Mauri non ha salutato l'allenatore dopo che l'aveva, gli aveva fatto un applauso quando l'ha sostituito. A Mauri ha imboccato la via dello spogliatoio, sono arrivate però adesso, mi scusi signor Pallini, sono arrivate però adesso le dichiarazioni di Leonardi. Sì. Allora, che dice? Leggiamo in chiusura di trasmissione. Intervistato da Premium Calcio. Per me Totti era in fuorigioco perché oltre la gamba il gol ha cambiato la partita, è il mio punto di vista. E sicuramente, quindi anche questa volta c'è lo zampino, c'è lo zampino dell'arbitro nella sconfitta del Parma. È sicuramente una situazione difficile da vedere. Per me Totti comunque è leggermente in fuorigioco, siamo sfortunati da questo punto di vista, ma andiamo avanti. Volevo far notare che la gara è cambiata poi con questo gol di Totti. Il rigore poi lì non conta più nulla. Confronto Lucarelli arbitro, sì, era lamentato per il giallo ricevuto dopo un fallo sullo stesso Totti, però non si deve sfidare in questo modo l'arbitro. Allora, Leonardi è un grande dirigente, gliel'abbiamo detto tante volte, però io trovo sbagliato continuare a dare degli alibi a questi calciatori, e l'episodio arbitrale e la sfortuna. E insomma, diciamolo che ci si deve aspettare di più da questa squadra, anche perché Leonardi ha fatto molto per dotare l'allenatore di una rosa di un certo tipo, credo che sia il primo a volere determinati risultati. Gabriele Maio. No, condivido. Io avevo avuto modo di scrivere o di dire qua in trasmissione, non ricordo bene, la scorsa settimana, quando era stato tirato fuori l'alibi appunto del rigore, cioè parlo di 2 settimane fa, scusate, chiaramente dopo la partita con l'Udinese, voglio dire, l'alibi dell'arbitraggio anche in quella situazione mi era sembrato sinceramente fuori luogo. Poi dopo Leonardi era stato molto onesto, bisogna dire la verità, nell'ammettere a posteriori che il Parma aveva giocato male, e di questo bisogna sicuramente dargliene atto. Immaginavo che tirasse fuori il discorso del fuorigioco, perché ve l'avevo accennato anch'io, perché effettivamente il mezzo dubbio c'era, però di qui ad aggiungere che la partita è cambiata lì, sinceramente mi sembra esagerato. Forse la partita era cambiata prima, cioè la partita era cambiata nel minuto in cui ha beccato il primo di gol, e quello era regolarissimo. Poi ti avevamo interrotto, scusa, ti avevo fatto la domanda sullo spogliatoio incandescente. Vabbè, sull'atteggiamento della carota al posto dei bastoni di Leonardi, ha scelto ancora questa strada, magari che non condivido, però penso che abbia un bastone grosso così dietro, prima o poi lo tira fuori.
E poi certo che se succede, no, vabbè, no, no, ma dico, intanto dico che secondo me sta cercando ancora di recuperare con le buone. Sono 4 anni che ci sono delle problematiche in questo Parma e non mi sembra che siano state risolte. Però nonostante l'uomo forte, nello spogliatoio, sono cambiati allenatori, sono cambiati. Per tornare, che danno la grinta, me lo tiri fuori, per metterci un chi che sia, davvero diventa difficile ritrovare quello spirito di Belve arrabbiata, cioè quindi cambiamo completamente. Speriamo davvero di cambiare. Siamo giunti alla conclusione. Io ringrazio Lorenzo Favaro, grazie a te, Michele, soprattutto tutti coloro che ci hanno scritto sulla nostra pagina Facebook, sugli SMS, chi ha telefonato, li ringraziamo tutti veramente. Grazie ad Enrico Boni. Enrico, ci vediamo mercoledì sera con te. Mercoledì, e non augurare per favore la buonanotte in chiusura. Buonanotte invece a Fabrizio Pallini, davvero particolarmente carico questa sera. Arrabbiato. Ci vediamo nelle prossime occasioni. Grazie. Buonanotte, ben ritrovato, grazie per essere tornato con noi a Tullo Baroni. Grazie a voi. Ci vediamo nelle prossime puntate. Buonasera e grazie a Gabriele Maio. Grazie mille. Grazie a tutto lo staff tecnico, a coloro che ci hanno seguito. Appuntamento con Calcio e Calcio Più, nuovo programma mercoledì sera alle ore 21. Torneremo a parlare ancora di Parma-Roma, ci proietteremo sulla sfida di Catania e poi lunedì prossimo Calcio e Calcio. Torniamo nell'orario classico delle 21. Arrivederci. In collaborazione con